La regola dei due mandati è sacrosanta. Vogliamo abolire l'immunità parlamentare. Verranno a fare il gasdotto in Puglia. Noi ci metteremo il nostro di esercito. Non siamo un partito, non siamo una casta. C'era una volta un movimento antitetico alla casta, ai politici di professione, alle grandi opere. Al suo posto c'è una forza di governo quasi irriconoscibile. Con il voto di oggi parte il governo del cambiamento, parte la Terza Repubblica. Ad essere cambiato oggi è soprattutto il movimento. 8 mesi di governo hanno eroso le roccaforti del dogmatismo 5 Stelle. Eliminiamo dal vocabolario le parole alleanze, coalizioni. Se il contratto di governo con la Lega è stato l'inevitabile dazio da pagare per arrivare a Palazzo Chigi, sulle alleanze sta per cadere anche il veto sugli accordi preelettorali, dopo le sconfitte in Abruzzo e Sardegna è lo stesso Di Maio ad aprire alle liste civiche. Bisognerà iniziare in maniera sperimentale la questione che riguarda anche eventuali rapporti con liste civiche vere però, eh? Il movimento nato dal basso, portatore di istanze locali, si è trasformato in una forza che nelle elezioni locali ha il suo tallone d'Achille e quasi tutti i mantra degli albori si sono dissolti, a partire dal divieto assoluto di andare in TV. Casaleggio prende per il culo tutti, perché da noi la democrazia non esiste. L'epoca in cui gli studi televisivi erano off limits e parlare con i giornalisti costava l'espulsione è preistoria politica. Voglio incantarmi sulle previsioni. Oggi non applaudite nessuno. Si può, lo potete fare. Grazie. L'Alessandro Di Battista che oggi chiama gli applausi del pubblico è lo stesso che 2 anni fa prometteva di fermare il gasdotto. E con il governo del Movimento 5 Stelle quest'opera la applaudiamo in 2 settimane. Ma quella del no TAP non è l'unica bandiera che gli anticasta hanno ammainato. Dalla lotta ai privilegi si è arrivati a salvare dal processo Matteo Salvini. Noi nella nostra storia non abbiamo mai votato per utilizzare le immunità parlamentari. Questa è un po' diversa dall'immunità parlamentare. Motivazione contestata sia da parte dei parlamentari che della base, come probabilmente accadrà se sarà rimosso il vincolo dei 2 mandati, l'argine, dicevano, al professionismo della politica. È un punto a cui la base tiene molto. Io non credo che Beppe o Luigi siano così ingenui da pensare che togliendo quel limite non ci saranno. Ma magari lo fa. Ognuno vale uno, ognuno vale uno. Più che una transizione, forse è una mutazione genetica. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Buongiorno, ben ritrovati al nostro diario dell'aria che tira. Come sapete, dal 6 di marzo, cioè da mercoledì prossimo, si potrà richiedere il reddito di cittadinanza. Ma intanto si è già aperta la corsa per i circa 6.000 navigator che devono essere assunti. Ci sono già dei corsi di formazione in giro, ma ci sono un po' di cose che non tornano. Vediamole insieme in questo servizio. Tutti i ragazzi cercano un lavoro ma non lo trovano, quindi attraverso questi navigator può essere comodissimo. Non ho idea di come potranno mettere su questa cosa dei navigator. Mi sembra ci sia un alto grado di approssimazione. Per iniziare a lavorare anche un posto da navigator come prima esperienza andrebbe bene. Si chiamano navigator, 6.000 persone che il governo assumerà per fare funzionare il reddito di cittadinanza. Entreranno nei centri per l'impiego e cercheranno lavoro a tutti coloro che otterranno i 780 euro. Funzionerà? Nell'attesa, sul web sono spuntati come funghi corsi privati non riconosciuti a pagamento per formare, così dicono gli organizzatori, i navigator. Ce n'è davvero per tutti i gusti, da 100 ore a distanza a 500 euro con lo sconto, a 92 ore in aula in 3 comode rate da 120 euro ciascuna. Eppure non sono stati ancora comunicati i requisiti dei futuri navigator. C'è però chi ci prova comunque, come questa agenzia di Bologna. Noi insegneremo a che cos'è la ricerca attiva del lavoro, che cosa sono le politiche attive del lavoro, nozioni giuslavoristiche, cercheremo comunque di dare concetti e competenze sul bilancio di competenze, l'orientamento. Dobbiamo fare in modo che le persone che orientano altre persone sappiano di cosa stanno parlando. Di quante ore si tratta? È una giornata di lavoro di 8 ore, non di più. Poche, anzi pochissime, se bastassero davvero così poche ore per formare i navigator, il reddito di cittadinanza sarebbe già un successo. Se c'è un mestiere al mondo è proprio quello dell'ascoltare le persone, capire le loro competenze. L'idea che bastino poche ore per risolvere questo mi sembra francamente un po', come dire, un po' semplificante. Ma a pochi giorni dalle 6.000 assunzioni, cosa ne sa dei navigator chi nei centri per l'impiego ci lavora? Ecco la risposta.
Noi attualmente non sappiamo nulla, manca ancora l'accordo Stato-Regioni. Queste persone dove le metterete? I centri sono abbastanza pieni anche a livello di utenza. Sì, i centri sono abbastanza pieni, questo sarà un problema, sarà un po' difficile credo trovare una collocazione dignitosa per tutti. Ci sono sul mercato dei corsi che dicono prepariamo i navigator del futuro. Auguri. Sono venuto per avere informazioni sulla quota 100. Ho deciso di accederti perché sono stanca, sono quasi 40 anni che insegno. Per fare questo mestiere ci vuole tanta passione e tanta forza. Giuseppe insegna educazione fisica, Marina è maestra agli elementari, 62 anni di età, 40 di servizio. Non appena si è prospettata la possibilità di andare in pensione con la quota 100, non hanno avuto dubbi. Avrei dovuto fare altri due anni. Sarei arrivato a 64 anni di età e 43 anni e 10 mesi di servizio. No, ho detto no, basta, basta. Mi è venuto meno l'entusiasmo e questa è una cosa che non va bene né per i ragazzi né per me. La fatica. Perché è diventato veramente molto pesante. Poi soprattutto con l'avanzare dell'età la gestione di classi numerosissime è diventata difficilissima. Come loro, 7.000 insegnanti in tutta Italia. Una fuga dalla scuola che a settembre rischia di lasciare scoperte oltre 40.000 cattedre. Già oggi cambiano continuamente insegnanti, che la legge ancora non c'è, quindi non capisco che cosa cambierà in futuro, perché i bambini già sentono questo disagio oggi. Andare in pensione con quota 100, che cosa vorrà dire? Per le scuole vorrà dire stare per molto tempo senza docenti. A settembre le cattedre non saranno coperte, perché abbiamo un organico di diritto, avremo poi un organico di fatto che viene su delle situazioni che si presenteranno fra luglio e agosto. Al momento sono bloccate tutte le assunzioni nel pubblico impiego fino al 2019, ma la fuoriuscita di tanti colleghi anziani fa comunque sperare gli insegnanti più giovani. Con il loro pensionamento entreremo noi a pieno regime, quindi lo spero vivamente. Non sono ancora di ruolo, però spero insomma di essere ripagata dopo tanti sacrifici che abbiamo fatto noi giovani. Le speranze sono tante, ma altrettante sono le incognite sul futuro. Bisogna capire bene il criterio delle assunzioni. Sicuramente non ci saranno abbastanza soldi per far uscire i pensionati e assumere i giovani. Quindi noi dovremmo fare un piano che non in un triennio di assorbimento e di stabilizzazione dei precari per dare certezze agli studenti. In che modo sanare e mettere argine a questa situazione? Non lo so. Io voglio soltanto che la scuola funzioni. Il capo politico si discute tra 4 anni. Fino ad allora quello sarà l'incarico che mi ha dato il Movimento 5 Stelle. All'indomani del crollo alle amministrative in Sardegna è resa dei conti nel Movimento 5 Stelle. Di Maio rivendica la sua leadership e rilancia. Per essere più competitivi è ora di far cadere due fra i principali tabù pentastellati. Parlando di dialogo con le liste civiche, di organizzazioni territoriali, possiamo discutere di nuove regole per i consiglieri comunali. Ad esempio che dal secondo mandato si possa pensare che non valga quello come secondo mandato. Una vera e propria ristrutturazione che fa storcere il naso ai grillini duri e puri. La battuta sulla ristrutturazione del movimento, bisogna fare qualcosa per essere più competitivi. Speriamo che ci sia il 36% di detrazione fiscale, no? Anche di più. Ma il vice premier pentastellato ieri si è dovuto confrontare anche con l'ennesimo cortocircuito del governo giallo-verde, quello della TAV. Questa volta è stato il ministro dell'economia a dargli il filo da torcere. È chiaro che c'è qualche ministro che può esprimere la sua opinione su alcuni temi importanti, come è successo ieri per il ministro dell'economia, ma il contratto è il contratto. Ma è la tenuta della leadership a impensierire di più Di Maio, che lancia bordate verso coloro che da settimane la stanno mettendo in discussione, colpevoli, secondo il vice premier, di essere entrati in dissenso con la struttura del movimento solo dopo il 4 marzo scorso. Quelle due o tre persone in quel momento non contestarono nulla di tutto questo, perché c'era tutti quanti da essere rieletti in Parlamento. Io ho detto sin dall'inizio che Luigi non può ricoprire la carica di capo politico e nello stesso tempo di ministro e anche di decidere i capigruppi di Camera e Senato.
Lei è d'accordo con la linea di Di Maio di ristrutturare il partito, di cambiarlo? Sì, quelle sono cose che spostano poco, vediamo le liste civette, non le mettiamo, non è quello che cambia le cose. Ora saranno gli iscritti ad avere voce in capitolo sul futuro di un movimento che dopo l'autosospensione per lo scandalo dei mancati rimborsi della senatrice Giulia Sarti continua a perdere pezzi. Ma chi è che decide quando consultare la piattaforma Rousseau? Allora, è essenzialmente il capo politico, che poi peraltro non ha alcun limite, quindi può chiedere alla base fin tanto che non gli arrivi la soluzione più gradevole. Noi c'era un gruppo di ragazzi che dalla provincia toscana cercava di cambiare il paese, siamo diventati una sorta di mostri. Io avrei dovuto fare una scelta semplice, tranquilla, Netta. Sparire. Se lo dici, scappa, sono guida. Il problema fondamentale è che il paese è in mano a dei cialtroni. Hanno messo un medico alla sanità, una soldatessa alla difesa e Di Maio alla disoccupazione. C'è un documento falso in questo paese, è il bilancio dello Stato, perché non faremo mai l'1% di crescita. Il problema non è la presenza di Manini, ma la mancanza di cervello. Toninelli che dice, ma che ci andiamo a fare a Lione? E Di Maio che dice, no, poi me la Germania a me non piace. Non ho niente di cui vergognarmi, orgoglioso di mio padre, orgoglioso di mia madre. Arriva Matteo Renzi oggi qua, lo sapete? Per sentita dire. No, non voglio leggere i libri. Sono le 3:15 di domenica, è appena arrivato Matteo Renzi qui a Loro Ciuffenna, siamo in provincia di Arezzo, a pochissimi chilometri da Firenze. Buongiorno a tutti, buongiorno. Vogliamo parlare di primaria prima ragazzi, di entrare? Ragazzi, parliamo dentro, ciao a tutti, dai, ciao. Matteo Renzi ha poca voglia di parlare del Partito Democratico come di tutto il resto. Da lunedì i suoi genitori sono agli arresti domiciliari con l'accusa di bancarotta fraudolenta e false fatture. Davanti ai suoi sostenitori però si lascia andare. Se io ho un guazzabuglio di sentimenti dentro che non mi fa dormire la notte e che mi fa svegliare all'improvviso pensando che la mia mamma è privata della libertà personale, che è una cosa che mi sembra allucinante neanche in un sogno, in un film o in un racconto di Kafka, dall'altro c'è un sentimento chiaro: noi rispettiamo i giudici. Chiariti i suoi sentimenti sulle vicende familiari, Matteo Renzi sale e scende dal palco per caricare il suo popolo. C'è bisogno di lottare e di combattere uno per uno ciascuno di noi per far sì che il paese non cada nelle mani della barbarie di questi cialtroni. E se al governo Lega 5 Stelle Matteo Renzi mira dritto, qualche colpo lo lancia anche ai suoi compagni di partito. Quando qualcuno nel nostro partito viene a dire a me che io sono come Salvini e a forza di attaccare me si sono accorti soltanto adesso che stavano facendo la guerra al Matteo sbagliato. Ma è quando si tocca l'argomento primaria che il pubblico si scalda. Sono due cose che non farò. La prima è che non vi do indicazioni io. La seconda è che non apro un referendum, perché io referendum non li apro più nemmeno, quindi non vi mettete. Io il referendum, noi si è belleggiato il referendum. Lui ha ancora un seguito grandissimo nel partito, ma non dà un indirizzo. Vuole rimanere ai margini e fino a che non decide di dare l'indirizzo al partito, perlomeno tutti quelli che si fidano di lui non ce la fa, non sanno da che parte prenderla. Nella politica c'è sempre una strada che va e una strada che viene, perciò aspettiamo la strada che viene ora. Domenica c'è solo una duplice scelta, o la Lega o la sinistra, non ci sono altre scelte. Prima l'Abruzzo, poi la Sardegna. Il voto che nel giro di 15 giorni ha portato alle urne due regioni è stato affare locale e contemporaneamente laboratorio nazionale. Indossata la felpa d'ordinanza, in Abruzzo come in Sardegna, Salvini ha mantenuto fede al mantra che da sempre anima le sue campagne elettorali. Io la faccia ce la metto! In poco più di 40 giorni, Salvini è andato in Abruzzo 23 volte, provincia per provincia, comune per comune. Alla fine la Lega è stata il partito più votato, oltre 164.000 preferenze, il 14% in più delle politiche del 2018.
Sardegna nel 2014 la Lega non aveva presentato nemmeno una lista. 5 anni dopo, per conquistare i sardi, nell'isola Salvini si è trasferito per un'intera settimana. In tutto, 30 comizi e una conferenza stampa con Berlusconi e Meloni. Onnipresente Matteo Salvini, defilato Luigi Di Maio. In Abruzzo il capo politico del movimento si è presentato 11 volte, con lui Alessandro Di Battista. Se la Lega intende andare avanti su un buco inutile che costa 20 miliardi di euro e che non serve ai cittadini, tornasse da Berlusconi e non rompesse più. Le invettive non hanno premiato e Di Battista è stato temporaneamente messo in panchina. In Sardegna Di Maio si è visto poco e la campagna elettorale si è chiusa con un discorso con cui è sembrato mettere le mani avanti. Se ci organizziamo meglio saremo ancora più efficienti ed efficaci per risolvere i problemi degli italiani. Infine il centro-sinistra. In Abruzzo la coalizione aveva scommesso su Giovanni Legnini, da sempre uomo del PD, sottosegretario con Letta e con Renzi e poi ancora vicepresidente del CSM. Nel suo simbolo del Partito Democratico nemmeno l'acronimo. Io non ho voluto in alcun modo nascondere il PD, ho voluto dire solo una verità. Il PD da solo non basta. Stesso copione in Sardegna, dove nessun big nazionale del Partito Democratico ha deciso di mettere piede, decisione che il candidato Massimo Zedda si dice abbia molto apprezzato. Possiamo discutere di nuove regole per i consiglieri comunali, dal secondo mandato si possa pensare che non valga quello come secondo mandato. Non parte dal basso la rivoluzione 5 Stelle, è il leader Di Maio ad annunciare l'addio a uno dei totem, il vincolo del secondo mandato, per ora sembra solo per i consiglieri comunali. Che possano anche con la loro esperienza pensare di candidarsi in Parlamento, in Europarlamento, al Consiglio regionale. In attesa dei dettagli sono molte le domande. La prima riguarda i sindaci eletti da 5 Stelle, come Virginia Raggi a Roma. Si potrà ricandidare? In base alla regola dei due mandati direi di no. O come Filippo Nogarin, che il passaggio all'Europa l'ha già annunciato dopo un solo mandato come sindaco di Livorno. Ho messo a disposizione questa esperienza per le europee. Sembrano dunque lontani i tempi della rigidità. Da noi, rispetto a tutti gli altri partiti, esiste una regola che dovremo rispettare io, Alessandro, Giancarlo e tutti quanti gli altri eletti, che si chiama regola dei due mandati. Da noi puoi essere eletto due volte, dopodiché torni alla tua vita. Adesso si tratta di salvare il leadership e forse il movimento stesso, facendo esperienza, come dice lo stesso Di Maio. Sarà però la base a votare su Rousseau l'addio al secondo mandato, base ai dissidenti interni che di quel vincolo avevano fatto una bandiera. È un punto a cui la base tiene molto. Io non credo che Beppe o Luigi siano così ingenui da pensare che togliendo quel limite non ci saranno ripercussioni. Ma magari lo fa. Ma il leader tira dritto e sul suo futuro non lascia spazio a dubbi, almeno per i prossimi anni. Poi si vedrà se la rivoluzione partorirà un terzo mandato anche per lui. Il ruolo del capo politico si discute tra 4 anni e fino ad allora quello sarà l'incarico che mi ha dato il Movimento 5 Stelle. Mi sono solo messo qui davanti al camion, non ho compiuto, secondo me, nessun atto violento. Siamo a Novi, in provincia di Modena. Questo è uno dei lavoratori della Frama Action, azienda specializzata in lavorati in alluminio che oltre a perdere il lavoro rischia anche di finire in galera. I picchetti fuori dai cancelli che questi operai hanno organizzato in risposta all'annuncio della delocalizzazione della produzione con il decreto Salvini sono tornati ad essere un reato penale. Non abbiamo toccato nulla, abbiamo fatto nulla se non piazzarci davanti al cancello e fermare l'uscita del camion. Non vorrei che questo qui fosse una prassi di questo momento. Dobbiamo farci sentire, perché come è successo a noi, domani può succedere a tanti altri. Tutto è iniziato il 21 dicembre scorso, quando l'azienda ha annunciato la chiusura dello stabilimento per delocalizzare la produzione all'estero e il licenziamento collettivo dei 18 dipendenti. Da allora i lavoratori sono entrati in agitazione e hanno organizzato 3 picchetti. E dopo la denuncia di 9 di loro, ieri c'è stata una grande manifestazione di solidarietà davanti alla prefettura. Scioperare non è reato! Oh, 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 oh.
Prima del decreto Salvini, il blocco stradale era un illecito amministrativo. Ora è tornato ad essere punito come reato con pene da 1 a 6 anni. Lo definisco come lo definiscono tutti, un provvedimento assoluto, padronale, di destra, che impedisce lo sviluppo e non è per niente con i bisogni dei lavoratori. Sono molto preoccupata, moltissimo. Questo paese ha preso una china molto, molto brutta. Il problema vero di questo paese è che chi si oppone al fatto che venga portato via del lavoro viene denunciato e le imprese che portano via del lavoro oggi non hanno nessun tipo di ritorsione. Noi non vogliamo essere un problema di ordine pubblico, ma non ci facciano diventare un problema di ordine pubblico. Noi pensiamo che il decreto sicurezza compia un errore, e cioè di non riconoscere che le persone, quando scendono in piazza, quando manifestano, quando scioperano, quando si mettono davanti ai cancelli, lo fanno perché stanno provando a salvare il loro posto di lavoro, ma anche il sistema produttivo del paese. Guardate come questo ragazzo è brutto. Che è brutto. A parlare è il papà del bimbo di Foligno, discriminato durante una lezione in classe davanti ai suoi compagni la settimana scorsa. L'insegnante giovedì sera si era difeso così. Una sperimentazione didattica che io puntualmente ho annunciato ai ragazzi. A finire nel mirino del professore anche la sorella. È brutta come fratello suo, si può soffiare le scimmie. Foligno è solo l'ultimo di un lungo elenco di casi di discriminazione a sfondo razziale. A Melegnano, pochi giorni prima, scritte razziste e una svastica erano comparse sotto casa della famiglia adottiva di Bakary, giovane senegalese che da 3 anni vive nella provincia di Milano. È un clima diverso, un clima in cui c'è la... A volte addirittura la caccia allo straniero. Una discriminazione fu anche l'esclusione lo scorso settembre dalla mensa scolastica di 200 bimbi stranieri residenti a Lodi. Perché io volevo mangiare con i miei amici. Mi sembra strano perché i bambini stranieri li dividono e quelli italiani mangiano in mensa. Il motivo dell'esclusione? L'applicazione della normativa da parte della sindaca leghista Sara Casanova, che obbligava i genitori dei bimbi stranieri ad ottenere dal proprio paese documenti che attestassero di non possedere proprietà. Sono andata 2 volte in Tunisia e non ho riuscito a recuperare questo certificato. A dicembre fu il tribunale di Lodi a mettere la parola fine alla vicenda, ordinando al comune di modificare il regolamento. Lo dicono anche il tribunale, tutti i bambini sono... Sempre a dicembre a Imola una maestra finisce a domiciliari e accusata di maltrattamenti aggravati e lesioni personali continuate. Ai bambini diceva: dal Marocco venite qui a fare diozie. Queste discriminazioni a livello infantile sono veri e propri traumi. A far riflettere ci sono anche i numeri. Secondo l'Ocse, le denunce per crimini d'odio sono state 1048 nel 2017, 736 erano quelle del 2016. Violenze triplicate in un anno secondo Lunaria, l'associazione che documenta il fenomeno. Siamo passati dalle 27 aggressioni di stampo razzista e xenofobo del 2016 alle 46 del 2017 per raggiungere la cifra record di 216 nel 2018. Martina! Quello che dovevo dire ho già detto. Com'è stato padre? L'hai sentito? E sta come è un uomo in carcere, tutto qui. Siamo in un momento difficile, a posto, vi chiedo soltanto un po' di rispetto, tutto qua. Sarmato, 2800 anime in provincia di Piacenza. Questo è il paese di Angelo Peveri, l'imprenditore edile condannato il 16 febbraio scorso in via definitiva a più di 4 anni di carcere per tentato omicidio di un ladro rumeno sorpreso a rubare, insieme a 2 complici, in un suo cantiere. Mi sembra che la giustizia sia più dalla parte dei ladri che del cittadino. Di furti Peveri ne aveva subiti più di 90, 41 quelli denunciati. Ma la notte del 5 ottobre 2011 tutto precipita. Sono le 20.52 quando suona l'antifurto in uno dei suoi cantieri, a 5 chilometri dalla sua villetta. L'imprenditore prende il fucile e corre sul posto insieme a un operaio. Siamo sul greto del fiume Tidone, è qui che la notte del 5 ottobre 2011 Angelo Peveri sorprende 3 ladri mentre stanno tentando di rubare del gasolio da un suo escavatore.
L'imprenditore esplode 3 colpi in aria, dirà lui al processo. Ferisce uno dei ladri e li mette in fuga, ma uno dei 3 torna nel cantiere per riprendere l'auto. Per i giudici, Peveri gli ha sparato al petto dopo averlo immobilizzato e picchiato con l'aiuto del suo manovale. Il rumeno si salva, seppure con un polmone perforato. Cosa è successo quella notte? È un tragico incidente, niente di più. Una condanna ingiusta, secondo lei? Sicuramente. Se voleva ammazzarlo non chiamava neanche i carabinieri, per dire, uno lo sparava e basta, fai una buca con lo scavatore, ce lo mettevo dentro. Forse esagerato un po'. Insomma, quando un fucile non serve per vangare l'oro. Lei ha un'arma in casa? Sì, una pistola. Salmini è andato in carcere a trovare Peveri. Penso che abbia fatto bene. La legittima difesa. Ci vorrebbe la legge nuova, la casa è inviolabile. Se uno viene in casa mia o tenta di recuperare delle mie proprietà, per me è giusto che sia, è giusto difendersi. I ladri vanno in casa di una persona qualsiasi, deve avere il permesso di uccidere. Ne uccidono poco, dovrebbe ucciderne di più. Hai capito adesso? Caribacari sta bene, è un ragazzo tranquillo, chiediamo soltanto di tornare alla nostra vita. Senegalese, 22 anni, da 3 adottato da una famiglia di Melegnano, nel Lodigiano, poi qualche giorno fa quelle scritte sotto casa. È una cosa molto antipatica. Il ragazzo tranquillo, cioè non ha mai dato il minimo, cioè anche segnali di assolutamente. Fine settimana di Melegnano è stato tutto per Bacari, per lui e per chi come lui ha subito atti di razzismo. Noi riceviamo decine di segnalazioni tutte le settimane da tutte le parti d'Italia. Però come parla Salvini motiva razzismo. Sabato in piazza c'erano 1500 persone, sindaci, politici, associazioni e cittadini, e c'erano, anche se in minoranza, provocatori e dissidenti. Uno che c'ha le svastiche qua con le svastiche qua! Li dobbiamo lasciare perdere, solo lasciarli perdere, che stiano alla larga da noi, ok? Ma una parata, le parate si fanno, le fiaccolate si fanno per i morti, non per 2 scritte sotto una portineria, dai! Assenti il governo e soprattutto il ministro Salvini, a cui però qualche messaggio è stato mandato. I nostri figli hanno la pelle scura ma sono italiani e devono essere protetti esattamente quanto gli altri. La gente sta male, la gente fa fatica a arrivare a fine del mese, pensa che qualcuno se la deve prendere. Purtroppo c'è chi magari cavalca questa situazione, occorre che la gente torni a stare meglio. Ma stare meglio tutti insieme, non prima qualcuno e poi qualcun altro. Black hole sun, won't you come? Intanto, chiuso nel suo silenzio, Bacari sta cercando di tornare alla normalità, fatta di famiglia, amici e sport, cioè quel mondo che anche ieri gli è stato vicino. Oggi siamo qua tutti insieme a sostenere il nostro compagno di squadra per dire no al razzismo, che queste cose stupide non dovrebbero avvenire. Si chiamava Moussa Ba, veniva dal Senegal, aveva 29 anni ed è morto nel rogo fra queste baracche a San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, qui dove vivono in migliaia sotto scacco dei caporali che li usano per la raccolta degli agrumi nei campi. Ho visto il fuoco, tutti la gente abbiamo gridato, sempre fanno un fuoco per scaldarsi, questo è il problema. Perché ogni notte qui fa freddo. In poco più di un anno qui a San Ferdinando sono morti 3 migranti a causa dei roghi. Solo un anno fa, nel 2018, altre fiamme, a morire un ragazzo di 18 anni arrivato dal Gambia. Fra queste baracche viveva anche Soumaïla Sakho, il 29enne del Mali, attivista sindacale dell'USB, ucciso il 2 giugno del 2018 da una fucilata. Arrabbiato tu! Io voglio morire adesso! Sono un bastardo stasone, questo razzista! Una morte che fece reagire anche il governo. E il nostro obiettivo è avviare un tavolo interministeriale per poter monitorare l'andamento non solo
delle leggi esistenti sul caporalato, ma sul diritto dei lavoratori ad avere dei diritti minimi. A 10 km da San Ferdinando c'è Rosarno. Qui lo scontro fra migranti e cittadini raggiunse il culmine nel 2010 con la rivolta dei braccianti. State facendo quello che volete voi, passando che noi siamo razzisti, facendo passare che noi siamo razzisti. La verità mi fa male anche a voi. A 10 anni di distanza da quella protesta nulla è cambiato, si continua a morire in Calabria come in Puglia. È novembre 2018 quando a Borgo Mezzanone muore un ragazzo gambiano. E poi ci sono gli incidenti stradali. Su questa strada del Foggiano ad agosto di un anno fa morirono 12 braccianti agricoli, tutti migranti. Poi la protesta in piazza dei Berretti Rossi contro il caporalato. Vogliamo tutto, diritti, dignità. Soprattutto lotta a qualsiasi forma di caporalato. La scorsa estate a Foggia, insieme al vice premier Di Maio e Salvini, arrivò anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Dietro queste morti non c'è dignità. C'era un lavoro sfruttato e non c'era dignità. Noi dobbiamo fare in modo che questo non accada. Fake names. Uncovered before the dawn, it is you, the skies are open. Io anche il mio marito veramente non dormiamo per la preoccupazione. Potrebbe essere un giorno. Vedo uno dei miei figli hanno ucciso. Io non aspetto questo giorno. Lei è Amal, 42 anni, tre figli di 12, 11 e 7 anni, tutti cresciuti al Portuense, a Roma, lo stesso posto in cui il grande Nureddin, da dicembre scorso, ha subito 3 aggressioni. È stato preso di mira da un gruppo d'adolescenti, presumibilmente per le sue origini. E noi siamo 2 ingegneri, siamo venuti qua da 10 anni, con lo scambio di lavoratori tra 2 governi, Egitto e Italia. Impossibile per lei dimenticare il momento in cui l'hanno chiamata da scuola. I suoi compagni hanno trovato il mio figlio che è per terra, svenuto per terra. Stavo andando a scuola, ho guardato un attimo dietro e c'erano questi qua dietro di me che mi hanno cominciato a picchiare. Mi è venuto uno shock e sono svenuto. Il suo fratello va da scuola con la paura. La mia bambina più piccola adesso mi ha detto: mamma, non lasciarmi da solo con qualcuno. Intanto nel quartiere c'è forte apprensione. Tutti noi genitori siamo molto scossi. La prima cosa che ho detto è di non andare in giro da soli. E sapere che eri successo è veramente sconvolgente. È lo specchio dei tempi. Ho pure 2 figlie alle superiori che mi hanno detto che ci sono tanti ragazzini fascisti, non sanno neanche cosa vuol dire. Non è cambiato di questo giorno, adesso non è come prima. Mi ha scritto che gli faceva tantissimo male la costola e ho saputo che gliel'hanno rotta. E sto sentendo tutti i dolori che non ho mai sentito. Manur lunedì ha tutta l'intenzione di tornare in classe. Tornerò con coraggio, però avrò sempre paura dentro di me. E se chiedi a lui e a sua madre del futuro? I miei figli crescono qua. L'Italia non mi è capitata, ma li ho scelta. Se continuano a succedere queste cose, non credo un futuro di quello che vorrei. Invece se smettono, mi trovo il coraggio dentro di me, eccetera, posso avere un futuro buono. La cantante Emma Marrone è diventata in questi giorni, suo malgrado, il simbolo per alcuni, perché durante un suo concerto ha detto al governo: aprite i porti. Da quel momento in poi è stata oggetto di attacchi violentissimi e, aggiungo, volgarissimi sui social. Noi siamo andati a un suo concerto a sentire i fan cosa ne pensano. Guardiamo insieme il servizio e vi aspetto domattina, come sempre, col nostro diario della domenica. Grazie per essere stati con noi. A me dispiace per loro, perché nessun genitore vorrebbe vedere la sua figlia trattata così per aver detto una cosa tra l'altro tranquilla, un pensiero libero. Aprite i porti. Così Emma Marrone aveva chiuso il suo concerto di Eboli qualche giorno fa. Parole che avevano scatenato l'odio sui social. C'è stato un consigliere leghista che su Facebook ha scritto questa cosa. Per questo duro commento sessista, Massimiliano Galli, che è consigliere comunale della Lega ad Amelia in Umbria, potrebbe essere espulso dal partito. Innanzitutto quello che hanno scritto è una vergogna, cioè dovrebbero solo vergognarsi. Una chiara presa di posizione sulla questione migranti da parte della cantante salentina
e che ha visto i suoi fan uniti intorno a lei. Chi l'ha attaccata secondo me ha sbagliato, perché ha detto una cosa giusta e attaccare così poi una persona... In pratica le hanno dato della prostituta. Ma perché sono degli ignoranti? Siamo andati a sentire il suo pubblico a Milano, poco prima del concerto del tour al Forum di Assago. Si devono aprire i porti, si devono aprire un po' la... cioè si deve aprire la cultura... anche la mentalità. Pure io non sono italiano e da un'altra parte non vorrei che una persona come me sia trattata male. Penso che bisogna dare un'opportunità a tutti, se vengono qua per lavoro, perché no? La notte porta via il dolore. Un fronte compatto di solidarietà. Tra la folla è difficile trovare qualcuno che prende le distanze dalle parole di Emma. Ma tu sull'argomento come sei posizionata, diciamo? Sono un po' di parte. In che senso? Un po' sì, un po' no. Ormai al giorno d'oggi si cerca di polemizzare su tutto e di ingigantire gli argomenti per niente. Tra le migliaia di ragazzi ci sono anche tante mamme, alcune pronte per il concerto insieme ai figli. Abbiamo chiesto anche a loro un parere sulla vicenda. Il leghista è stato un po' pesante per il ruolo che porta. Non ci sono parole proprio, vergognoso questa persona. Visto che l'immigrazione è diventato un argomento così divisivo in Italia, lei sta andando con sua figlia al concerto, Emma Marrone è diventata quasi un simbolo, no? Certo, sì, no, assolutamente, io sono contro il razzismo e questo è quello che cerco di insegnare a lei, come gli sta insegnando la scuola. Evviva!